Forse avremo spazio, grazie alla tempestività di tutti i relatori, per 10 minuti di scambio, anzi sicuramente ce l'avremo, confidiamo nella tempestività del Presidente Grillo. Certo. E quindi io mi limito semplicemente a rammentare un ulteriore elemento che la relazione del Presidente Montoni ha evidenziato nel fil rouge del workshop AG, e cioè l'effetto di spillover positivo, si disse a suo tempo con l'amico Carmelo Provenzano, e cioè l'effetto positivo del ripristino della legalità anche nel contesto del mercato. Passo subito la parola al dottore Piero Grillo, presidente della sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Trapani, alla sua relazione sulla verifica dei crediti e la vendita dei beni per il soddisfacimento dei creditori di buona fede. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti e grazie a chi ci ospita per questo interessante convegno volto a far mettere in risalto da una parte la prassi dei nostri uffici e prassi virtuose. Il tema che mi viene assegnato è quello della verifica dei crediti e della liquidazione. Sul secondo tema, se togliamo l'ipotesi del passato, quindi ci occupiamo soltanto dei procedimenti iniziati nel regime del nuovo codice, ci possiamo soltanto fare delle previsioni. Non abbiamo ancora nessuna esperienza, penso, sulla fase liquidatoria, perché qualcuno di noi è arrivato già a fare l'udienza di verifica, ma arrivare ad un momento di liquidazione dei beni, proprio quello formalmente previsto dagli articoli 60 e seguenti, credo che non possiamo fare soltanto delle previsioni. E prima di introdurre questo tema, che è un po', per la verità, molto più tecnico e a volte pedante, perché percorre proprio lo schema della verifica dei crediti del diritto fallimentare, volevo fare due notazioni. Per quanto riguarda il DURC, di cui parlava Silvana, noi siamo, fra l'altro, facendo un'operazione di quelle stranissime, perché siamo andati all'INPS di Trapani dicendo: ma a Palermo ce lo danno il DURC, quindi però poi, per la verità, con un preparatissimo funzionario abbiamo risolto il problema, utilizzando il disposto dell'articolo 5, secondo comma, lettera B, di un decreto ministeriale del 24/10/2007, che prevede proprio che il DURC può essere rilasciato quando l'inadempienza deriva da un obbligo di legge, da una situazione di legge che impedisce il pagamento. Proprio questo decreto proprio, prevede questa espressa. Te lo mando poi per posta. Allora, e poi proprio per la notazione dei rapporti con il sistema bancario, è sempre un momento molto difficile, perché stavo dicendo proprio nell'introduzione che io di solito sono ostico, non mi piace parlare in pubblico, io preferisco di solito scrivere, ma mi sono imposto la partecipazione a questi convegni perché, insomma, il nostro compito è anche quello di portare fuori, di informare tutti gli utenti, tutti i protagonisti che saranno coinvolti nel nostro lavoro, delle peculiarità della disciplina che riguarda il nostro settore, per poi avere a che fare con degli interlocutori consapevoli.
E allora proprio l'assenza di interlocutori consapevoli, o magari qualcuno non la penserà in questo modo, faccio riferimento soprattutto alle banche in generale, e con loro abbiamo questa tematica ancora in corso, che è quello della segnalazione dell'inadempimento al CAE. E segnalazione che a mio modo di vedere è illegittima perché ancora una volta qui noi non paghiamo, nel caso, l'ultimo caso che ci vede, stiamo iniziando un procedimento d'urgenza nei confronti per la cancellazione dell'iscrizione al CAE, ci vede segnalati per il mancato pagamento di un assegno emesso senza data dall'indiziato mafioso molto tempo prima del sequestro. A questo punto noi per legge non possiamo adempiere, noi proprio siamo inadempienti per factum principis, il nostro non è un vero e proprio inadempimento ed è illegittima, è fonte anche di risarcimento perché insomma, siamo per adesso con l'azienda con tutti i conti. I conti fermi e ci prepariamo anche a valutare l'opportunità di intraprendere anche delle azioni risarcitorie per chi ci ha messo in questa situazione. E quindi dicevo, fatte queste due notazioni che mi premeva fare, il tema della verifica dei crediti. Il nuovo sistema è previsto dal codice antimafia ha radicalmente mutato il precedente sistema che faticosamente era stato costruito dalla giurisprudenza in assenza di una vera e propria disciplina nella vigenza della legge 575 del 65. Adesso il sistema funziona sostanzialmente come con la costruzione di un momento di cesura temporale in cui lo spartiacque è il sequestro, il provvedimento di sequestro. I crediti vengono distinti, ripartiti fra quelli preesistenti al sequestro e quelli successivi al sequestro, mentre per i crediti sorti successivamente al sequestro l'amministratore giudiziario potrà procedere al pagamento degli stessi. Per quanto riguarda E non riguardano il nostro, sono ammessi in prededuzione tutta un'altra serie di cose, ma il problema è quello dei crediti precedenti al sequestro, che per legge adesso non possono essere pagati se non attraverso un procedimento di verifica che è proprio disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del codice antimafia e che prevede la formazione di uno stato passivo, la successiva vendita di una parte dei beni e poi la soddisfazione dei creditori in un riparto finale. E secondo proprio le logiche del procedimento fallimentare. Già a tutti è sembrato chiaro che questa assimilazione di procedimento fallimentare e procedimento di prevenzione è una stortura, perché da una parte abbiamo un'impresa decotta e non più capace di operare, dall'altra parte invece molto spesso ci troviamo delle imprese vitali e che hanno
la necessità di continuare ad operare, e dove il blocco del pagamento di una grossa fetta dei creditori crea delle grosse disfunzioni nel funzionamento. Ora, una buona parte di questi problemi noi cerchiamo di risolverli, perché che riguardano soprattutto da una parte ecco, una categoria dei creditori che ci pone problemi, è quella dei fornitori. Ora, una parte di questi problemi noi cerchiamo di risolverli in parte con forzando un po' il disposto dell'articolo 56 della legge antimafia. La fornitura può essere che consente all'amministratore giudiziario di subentrare nei rapporti in corso. Ora, stiracchiando un po', qualche volta il rapporto con il fornitore non è quello di una singola vendita caso per caso, ma è quello di una fornitura vera e propria, un contratto di durata che noi riteniamo di poter configurato il rapporto come contratto di durata, subentriamo nel contratto e quindi siamo autorizzati dal disposto della legge a pagare il pregresso e in questi casi riusciamo a continuare i rapporti. Quando invece il problema è quello quando il credito riguarda invece una vendita vera e propria, non c'è nulla da fare e molto spesso perdiamo importanti fornitori che se non vengono pagati non acconsentono a fornirci dell'altra merce. Peraltro la categoria dei fornitori, che molto spesso ha pure un trattamento deteriore anche nel fallimento, subisce un ulteriore problema nel procedimento di verifica, che noi stiamo attentamente valutando, perché adesso finito un procedimento di verifica sono state proposte diverse opposizioni e stiamo valutando, è stata proposta la questione di costituzionalità di alcune norme della legge proprio che riguardano la verifica dei crediti, e noi meditiamo e stiamo pensando se dare rilievo a queste censure e se quindi stralciare dallo stato passivo tutta la parte riguardante i creditori, i fornitori che non abbiamo ammesso perché il loro credito non era munito del requisito della data certa, perché questo è uno dei requisiti di cui deve dare prova in una sorta di corsa ad ostacoli il creditore che vuole essere ammesso, e allora stiamo valutando l'opportunità sollevare una questione di costituzionalità, perché come bene o male hanno detto tutti il sistema non funziona, il sistema specialmente nelle ipotesi, perché potrebbe essere validamente sperimentato per i beni statici, ma nei casi delle aziende aspettare a pagare, quindi a soddisfare proprio i crediti che costituiscono dei fornitori, che sono i più importanti i partner della nostra impresa, molto spesso determina una paralisi. E allora dicevo, il problema della data certa, e magari possiamo richiedere, forse nei congrui casi è più giusto che sia richiesta la data certa in una verifica fallimentare, perché avvicinandosi il periodo di decozione il creditore deve cominciare a attuare delle strategie per
tutelare il proprio credito, però nei casi di sequestro di un'azienda inaspettato molto spesso dal ceto creditorio, molto spesso proprio l'evoluzione dell'economia porta le parti a concludere dei contratti anche per telefono, mandami un camion e poi il problema è il creditore si trova nella difficoltà di fornire prova del contratto e di fornire prova della data certa dello stesso contratto. Quindi questo è un fenomeno sul quale stiamo riflettendo. Altro problema è perché voglio andare per flash perché nei 20 minuti non ci riusciamo perché le tematiche sono tante, ma altro problema è quello del momento in cui dobbiamo procedere alla verifica dei crediti. Ci siamo molto interrogati, ci sono i pro e ci sono i contro. Adesso ho visto in qualche progetto di riforma si tenderebbe a spostare l'udienza di verifica dei crediti dopo la confisca di secondo grado. Io non sono molto convinto dell'utilità di questa riforma. Il sistema, se deve restare quello così come è stato costruito, e se poi il fine ultimo della confisca deve essere oltre a quello dello spossessamento dell'indiziato, della persona pericolosa, di beni illecitamente acquisiti, abbiamo sempre detto che ulteriore scopo e forse ancora più importante è quello dell'assegnazione dei beni a usi sociali. Adesso, se questa assegnazione viene ritardata dall'espletamento di questo farraginoso, perché noi lo stiamo sperimentando ed è farraginoso, da questo farraginoso procedimento, noi arriveremo a confisca dei beni in un tempo tot, però questi beni rimarranno fermi, inutilizzati e parcheggiati prima di essere destinati a fini sociali in attesa della fine della verifica, poi si dovrà fare la vendita, il piano di riparto, quindi avremo l'assegnazione a fini sociali. È chiaro che in questo modo, pur con tutti gli accorgimenti virtuosi di cui parlavano i colleghi, molto spesso il bene arriverà in condizioni veramente di inutilizzabilità e che richiederà per la ristrutturazione degli interventi molto importanti. E per questo io sono sempre stato un sostenitore proprio della norma così come è formulata nell'attuale disciplina del codice antimafia, cioè lasciare alla discrezione del giudice l'individuazione del momento in cui iniziare il procedimento di verifica, perché noi abbiamo ritenuto in diverse occasioni e con alcuni amministratori anche presenti in aula, che talvolta è importante per le sorti dell'azienda procedere prima ad una verifica dei crediti esistenti. E questo lo abbiamo per alcuni tipi di casistica. La prima riguarda il caso in cui procediamo nella società ad una attenta valutazione delle poste a bilancio e troviamo tante poste false. È chiaro che l'amministratore giudiziario deve espungere dal bilancio tutti questi dati falsi, e con ciò molto spesso facendo diminuire il valore del patrimonio, addirittura azzerandone la consistenza. A questo punto sarebbe
obbligatorio procedere alla liquidazione della società. Gli amministratori giudiziari hanno declinato l'invito a essere nominati amministratori di questa società perché questo faceva scattare nei loro confronti un preciso obbligo di legge che era quello di avviare la fase di liquidazione, tra l'altro altrimenti rischiando di rispondere personalmente dei debiti nel frattempo accumulati. Questo è un caso. Altro caso è stato quello delle aziende edili, delle imprese edili, in cui abbiamo trovato dei preliminari o comunque dei beni immobili su cui gravavano delle ipoteche, forse anche frazionate. In questi casi, procedere alla vendita dei beni significava riconoscere, quindi con accollo del mutuo all'acquirente, significava automaticamente riconoscere la buona fede del creditore. E quindi prima di passare a questo momento contrattuale, noi abbiamo preferito procedere alla verifica della buona fede, che per adesso non è possibile effettuare soltanto nei confronti di un creditore, e l'abbiamo fatto in ordine a tutto il ceto creditorio, e quindi in alcuni casi le banche sono state ammesse al passivo e abbiamo ragionato sui contratti tenendo presente della persistenza dell'ipoteca. In altri casi, invece, non ammesso il credito al passivo, abbiamo ragionato secondo schemi diversi, pur mantenendo, stiamo ancora ragionandoci, cercheremo di mantenere comunque la possibilità che la banca, nel caso di revoca del sequestro, riceva comunque soddisfazione nelle sue ragioni creditorie, costituendo un libretto bancario, una disponibilità bancaria vincolata. Però, dicevo, in questi casi il procedimento di verifica dei crediti per noi è stato essenziale per poter continuare. E d'altra parte sarà un momento che noi ci troveremo quando e se dovesse arrivarsi a confisca definitiva, perché il procedimento di assegnazione dei beni alle finalità sociali sarà dimezzato, perché dovremo soltanto procedere alla fase della liquidazione. Questo è proprio accenno in due parole alla questione della liquidazione, perché secondo me, proprio quando avevo per la prima volta letto questa legge, avevo ritenuto che fosse impossibile procedere alla vendita prima della confisca definitiva. Invece, poi rileggendo i commenti di diversi commentatori, ho trovato, come accade spessissimo quando le leggi sono fatte coi piedi, ho trovato un panorama variegato, e mi convince di più l'opinione che è meglio sostenuta da tutti, da Fichera, che dice che è possibile procedere alla vendita, è teoricamente possibile procedere alla vendita prima della confisca definitiva,
anzi, secondo la scansione imposta dalla legge, dovrebbe essere fatta entro un termine, credo che siano 60 giorni, ora non ricordo, non è importante questa cosa. Però tutti segnalano, fra gli altri anche Antonio Balsamo nel suo iniziale commento al codice antimafia, l'opportunità di soprassedere su questo e procedere alla vendita soltanto a confisca definitiva. Un ulteriore aspetto di cui, vi voglio, su cui vi voglio intrattenere è un po' più tecnico, però è importante perché riguarda la percentuale del 60% destinata al pagamento di questi beni. Di questi crediti che sono stati così riconosciuti nel procedimento di verifica. La percentuale è stata ridotta di recente con la legge del 2013, la 147 del 2013, prima era 70, adesso è 60, però troviamo due. Ancora una volta, due accenni discordanti in due norme diverse del codice, che sono l'articolo 53 e l'articolo 61,2 del codice antimafia. Nell'articolo 53 è previsto che i crediti per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti nel limite del 60%. Invece, l'articolo 61 richiama di nuovo i limiti previsti dall'articolo 53, però elenca che l'articolo 61 riguarda il piano di riparto e quindi nel piano, vanno inseriti nel piano di riparto e quindi con l'osservanza dei limiti del 53, quindi la percentuale del 60%, vanno quindi pagati nel riparto non solo i crediti ammessi, ma anche tutte le spese di procedura e tutte le somme ammesse, cioè riguardanti crediti prededucibili. Quindi, in definitiva, buona parte dei debiti che alla fine avrà accumulato la procedura andranno ancora di più ad esaurire la massa destinata al pagamento dei creditori. Ed infine, questo aspetto va ancora a scontrarsi con un altro problema. Se dobbiamo prelevare beni che consentano che riguardano il 70% del valore dei crediti, potrà accadere che saranno prelevati dei beni, che so, c'è un'ipoteca e invece vendiamo beni mobili, oppure c'è un creditore pignoratizio e allora vendiamo beni immobili. Allora si porrà drammaticamente il problema dell'individuazione dei beni da vendere, per i quali non è prevista nessuna disciplina normativa proprio sull'individuazione. Nessuno mi dice che se c'è il creditore ipotecario, debbo vendere il bene immobile su cui grava l'ipoteca. Questa è un problema che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere oggetto di una più attenta disciplina legislativa, perché sinceramente ci rifletto da qualche tempo e non so trovare una soluzione. Penso di avere impegnato già più del tempo che mi era stato destinato e ringrazio tutti per la pazienza. Ringraziamo anche il presidente Grillo. Per la verità, la precisione svizzera dei relatori consentirebbe, se ci sono osservazioni dai relatori, nei confronti dei relatori, di guadagnare 5 minuti di, chiamiamolo, dibattito interno. Se c'è qualcuno Io di una voi, cosa. andiamo.
liberamente. Io una cosa volevo dire, dalle loro due ultime riflessioni, le offro a loro e quindi pure a voi. Le due cose che fate voi due sono praticamente inconciliabili, perché tu assegni subito un bello sistemato e quello invece ferma tutto perché deve verificare i crediti. E io mi porrei il problema, nel senso che forse, perché io mi pongo un altro problema, che è quello del una volta tanto, non ci crederete, però dico, ma se poi uno glielo deve restituire, perché può verificarsi anche questo, ci sono dei beni, che sono dei beni a cui uno si può affezionare. Non è la casa che io vendo perché fa parte dell'impresa e tanto l'avrebbe venduta comunque, ma la casa di proprietà, la casa dove tu non autorizzi a stare, la villa al mare, la vendiamo da subito, poi glieli dobbiamo restituire, li hai privato di un fatto che è affettivo. Si può fare, non lo so, dico, cioè è un problema, io me lo pongo questo problema. Difatti noi non vendiamo perché intanto qua avanti che vendiamo figuriamoci, cioè è un problema diciamo teorico. Poi però io ho assegnato tutto invece e ci sono riuscito prima, che è bellissimo questo fatto, togliendo questa criticità di cui parlavo. Ma cosa vendo per i creditori? Lo Stato, cui io affido per esempio al Comune, poi pagherà lo Stato, come dicevi tu, non è che è tanto facile che lo Stato sia presente e paga io i dati alla cooperativa. Questi sono problemi che secondo me ci vuole proprio un intervento legislativo serio che preveda cosa succede in questi casi, perché questa è una cosa buttata lì così, questa legge veramente in una settimana, ed è farraginosa e dire poco. Io penso che poi il resto sarebbe troppo lasciato alla nostra discrezionalità o alle possibilità dei diversi territori. Ma una cosa un poco più comune dovrebbe essere prevista. Spero che la riforma, se si fa, questa cosa la preveda. Io, per esempio, i crediti di esercizio, quelli normali, li autorizzo con quell'escamotaggio anche a prescindere a pagare, perché altrimenti non si può andare avanti quando è possibile. Il problema è quando l'impresa non ce li ha questi soldi, allora mi devo fermare per forza perché rischio la bancarotta preferenziale. E quello è pure una cosa che dovrebbe essere prevista, perché per salvare l'impresa tante volte fermare tutti i creditori è anche peggio, diventa più difficile ancora continuare. Se posso solo dire, io vorrei ricordare appunto che tra il sequestro e la confisca definitiva, nei casi migliori passano 3 anni, possono anche essere 7-8. Se non si utilizza il bene e non lo si dà in gestione in qualche modo, affittandolo, utilizzandolo, il bene è morto, sia che sia un'azienda, sia che sia un immobile. Affidamento temporaneo è un fatto. Poi, la vendita, forse il discorso della vendita con l'udienza di verifica crediti, che tra l'altro è un'udienza organizzata talmente male che può durare anche 2 anni. E non si può fare, presumo, non è opportuno farla prima della confisca di secondo grado, perché sennò non sai neanche quali sono i beni di cui stiamo parlando, vendibili, utilizzabili, eccetera. Per cui l'udienza di verifica crediti si concluderà dopo la confisca definitiva dei beni, nel caso di confisca definitiva dei beni. Ma in questo caso mi domando adesso, perché io è da fine novembre che ci stiamo occupando di prevenzione, fino a fine novembre ero a riesame, ma come si pone la vendita di un bene dopo la confisca definitiva con una norma che mi stabilisce che è inalienabile? Della stessa del codice antimafia. Cioè io devo vendere un bene inalienabile, e lo vende il giudice delegato insieme all'amministratore giudiziario, neanche il tribunale. Forse la necessità dell'intervento del legislatore è evidente, perché c'è una contraddizione in termini nel codice e nella sua possibile attuazione. Sì, soltanto un brevissimo accenno alle potenzialità di questo sistema, perché noi qui abbiamo parlato di mafia e anche giusto, perché ci troviamo in Sicilia. Volevo però segnalarvi che c'è una progressiva estensione di questo modello di intervento patrimoniale, dalla lotta alla mafia alla lotta alla corruzione e anche all'evasione fiscale. Ci sono già parecchi casi di misure di prevenzione riguardanti forme di frode, ce ne saranno secondo me sempre più in futuro nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione e della corruzione. Questo è un paese contraddittorio, ecco, però che spesso ti offre dei grandi lampi di speranza. In questi giorni abbiamo sentito parlare di dati, io non so quanto attendibili, ma certamente preoccupanti, sul rapporto tra la corruzione e l'economia italiana, anche comparata agli altri paesi europei. A me piacerebbe tanto che
si lanciasse nel prossimo futuro un messaggio di inversione di tendenza. Non credo che sia impossibile. Noi qualche anno fa eravamo convinti che il pagamento del pizzo fosse una specie di tassa alla quale nessun imprenditore si poteva sottrarre, e poi è arrivata la Confindustria di Lobello e di Montante e ha fatto percepire il pagamento del pizzo come un fortissimo disvalore che impedisce l'adesione all'organizzazione rappresentativa degli imprenditori per chi non denuncia questa pratica di controllo del territorio attraverso l'imposizione. Ecco, questo sistema che noi abbiamo faticosamente costruito ha delle grandi potenzialità per il futuro. Può cambiare l'immagine del paese, e c'è una fase particolare in cui si comincia a pensare ad una procura europea. C'è già stata una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea. Abbiamo di fronte un semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. Questa procura si occuperà in un primo tempo dei reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, le cosiddette frodi comunitarie. Ecco, io credo che questa esperienza che stiamo facendo sul piano del contrasto patrimoniale è uno degli strumenti migliori per lottare contro le frodi comunitarie. Se c'è un contributo importante che può dare lo Stato italiano durante il suo semestre di presidenza dell'Unione Europea è di dare un fortissimo impulso a questo nuovo organismo, di studiare tutti i possibili strumenti di contrasto sul piano patrimoniale alle frodi comunitarie, di dare a questo pubblico ministero europeo le stesse garanzie di indipendenza che sono state le condizioni di efficacia per l'attività giudiziaria italiana quando è diventato il modello di riferimento, perché è chiaro che la Procura europea mutua molte delle caratteristiche della Procura italiana, a cominciare dall'indipendenza e dell'imparzialità, che non in tutti i paesi ci sono e che sono delle conquiste importanti, e soprattutto parlare di una procura come un nuovo traguardo dell'Unione significa passare da una visione imperniata esclusivamente sulla logica del mercato ad una in cui la logica dell'economia e la logica della giustizia interagiscano tra di loro e creano un valore aggiunto reciproco. Grazie. Lì, non c'è bisogno che vi dia la parola. Soltanto sempre sul tema, io avevo semplificato, ma in genere il codice antimafia prevede almeno tre tipi di vendita, che sono la vendita dei beni mobili, per i quali essendo deperibili si può procedere subito alla vendita e il prezzo viene canalizzato al FUG. Poi prevede l'esercizio dell'attività aziendale, e nei casi in cui le aziende si occupano della realizzazione di fabbricati, di immobili, e costituisce l'oggetto specifico dell'azienda e procedere alla vendita, per cui in questi casi io non ho nessuna remora a procedere alla vendita. La vendita invece, che deve essere finalizzata alla liquidazione, è quella del patrimonio residuo, cioè quella che non rientra in questi altri tipi, e per quella io almeno cautamente tenderei a non vendere mai prima del sequestro, prima della confisca definitiva. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo ringraziare i relatori ancora una volta, e per i tempi e per i contenuti. Io poi nel pomeriggio lascerò il ruolo di moderatore all'amico Giovan Battista Tona, avvertendolo che i professori universitari non saranno altrettanto svizzeri e disciplinati come gli amici magistrati. Ci rivediamo alle 14:30 per la sessione pomeridiana. Grazie.